Solaio di un edificio del centro storico di Brescia è crollato nel primo pomeriggio. Non ci sarebbero persone coinvolte. È morto a 10 giorni dall'infortunio sul lavoro Paolo Gatta. La FIOM di Brescia chiede chiarezza per le eventuali responsabilità. Hanno trovato 2.000 euro per terra e li hanno consegnati alla polizia provinciale. Altri prima di loro se li erano intascati. Oggi a Barcellona è iniziata l'America's Cup. Fra gli equipaggi dei giovani e delle donne anche 3 velisti bresciani. Star Brixia, agente per Findomestic Banca. Contattaci all'800 14 55 39. Una buonasera dalla redazione di Live e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il telegiornale che in primo piano vede la cronaca e in particolare gli attimi di paura che si sono vissuti nel primo pomeriggio di oggi in centro storico. Prima un forte botto, poi il crollo di 2 solai di un edificio. Fortunatamente sembra non ci siano persone coinvolte, non vi fossero delle persone all'interno di questo stabile, però è stata molto attenta l'ispezione delle squadre specializzate dei vigili del fuoco. C'è chi ha parlato di un'esplosione, più cautamente i vigili del fuoco riferiscono di un crollo improvviso. Certo, ci sono stati attimi di paura nel centro storico di Brescia quando attorno alle 14 2 solai di un edificio di 4 piani in fase di ristrutturazione hanno ceduto. L'edificio interessato si trova in Tresanda San Nicola, la via che collega Corso Matteotti a Corso Martiri della Libertà all'altezza della Chiesa dei Miracoli. Attualmente non vengono segnalate persone ferite, nessuno infatti si sarebbe trovato all'interno dell'edificio nel momento in cui si è verificato il crollo. Sta di fatto che lo scenario deve essere messo in sicurezza per permettere l'intervento delle squadre USA, Urban Search and Rescue e dei cinofili. È infatti fondamentale, sebbene le possibilità siano davvero minimi, capire se ci sia qualcuno o meno sotto le macerie. Solo a quel punto, a mente fredda, si potrà iniziare a ragionare e indagare su cosa sia realmente accaduto e se vi siano delle responsabilità imputabili a qualcuno. L'ennesima tragedia sul lavoro in provincia di Brescia, purtroppo a distanza di quasi 10 giorni dall'infortunio sul lavoro che lo aveva visto coinvolto al banco di prova di Gardone Valtrompi, a Paolo Gatta è morto all'ospedale, alla poliambulanza di Brescia. Paolo Gatta non ce l'ha fatta, si è spento 9 giorni dopo l'infortunio sul lavoro di cui è rimasto vittima lo scorso 12 agosto al banco di prova di Gardone Valtrompia. Inizialmente le sue condizioni non erano parse disperate, aveva riportato alcune fratture e un forte trauma cranico, ma non era considerato in pericolo di vita. Il 53enne, noto a Gardone anche per essere il presidente dell'associazione di promozione sociale Cirenaica, è però improvvisamente peggiorato e nel pomeriggio di mercoledì è spirato alla poliambulanza dove era ricoverato dal giorno dell'incidente. Secondo quanto ricostruito, Gatta sarebbe caduto da un soppalco presente al banco di Via Mameli mentre stava effettuando alcune manutenzioni. Per cause in corso di accertamento è precipitato nel vuoto per circa 2 o 3 metri schiantandosi al suolo, lascia una moglie e 2 figli. Con la morte di Paolo si aggrava il bilancio degli infortuni mortali nella provincia di Brescia, ha fatto sapere la FIOM. Nel manifestare la solidarietà alla famiglia, chiediamo che da parte degli organi competenti venga fatta chiarezza su quanto accaduto e accertate le responsabilità. Torniamo ora a Verola Nuova. Abbiamo seguito la vicenda praticamente dalla notte di domenica, il maxi incendio che ha completamente divorato il capannone di un'azienda della FAERC e nei giorni successivi c'è stato il monitoraggio continuo da parte dei tecnici dell'ARPA per capire quali fossero e se ci fossero delle conseguenze dal punto di vista ambientale. Da una parte buone notizie, le diossine sono ben al di sotto dei limiti di preoccupazione sanciti dall'OMS, altre sostanze invece sono un po' più presenti e quindi bisognerà stare attenti e verificare anche con le prossime analisi. Le diossine sono nei limiti, mentre rimangono da valutare i valori di IPA, idrocarburi policiclici aromatici. È questo in breve il responso dell'ARPA dopo le analisi effettuate sul primo filtro del campionatore ad alto volume installato nei pressi della FAERC di Verola Nuova nelle prime fasi dell'enorme incendio di domenica notte. I dati relativi alle prime 10 ore di monitoraggio mostrano una concentrazione di diossine pari a 0,049 picogrammi per metro cubo, un valore inferiore quindi alla soglia di 0,3 indicativa secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità di una sorgente locale che necessita di essere individuata e controllata, in questo caso l'incendio. Come facilmente prevedibile però sono più significativi i valori degli idrocarburi policiclici aromatici,
Circostanza inevitabile visto il rogo che ha coinvolto il magazzino con i prodotti finiti dall'azienda, imballaggi alimentari realizzati con polistirolo espanso. Quindi l'ARPA valuterà l'evolversi della situazione con le analisi dei campioni recuperati nelle ore successive, visto che il monitoraggio è proseguito fino a mercoledì. Quando il senso civico fa notizia, torniamo alla città dove questa mattina, attorno alle 8 per la precisione in via Corsica, alcuni passanti, quattro persone, hanno trovato quasi 2.000 euro in contanti per terra. Hanno ben deciso di consegnarli a una pattuglia della Polizia Provinciale che stava passando proprio in quei minuti. Altre persone non hanno fatto lo stesso, infatti un po' di banconote se le sono intascate. Hanno trovato quasi 2.000 euro in contanti a terra e invece di intascarseli, come molti di noi avrebbero fatto, li hanno affidati a una pattuglia della Polizia Provinciale che stava passando proprio in quella zona. Un gesto non scontato, quello fatto da quattro bresciani, anche perché altri passati prima di loro si erano ben guardati dal consegnare il denaro e se n'erano intascato un bel po'. In tutto, la somma recuperata in via Corsica è per la precisione 1.840 euro, 32 banconote da 50 euro e 12 banconote da 20. Tutte sono state affidate, grazie al senso civico di queste persone, nelle mani del vicecommissario Massimo Roccia e dell'agente Gaetano Salerno. Non è stato in alcun modo possibile risalire al legittimo proprietario di questi soldi, ma avrà tempo un anno per reclamarli. Fino a quel momento rimarranno accantonati in un conto corrente di deposito della Polizia Provinciale. Parliamo ora dell'export agroalimentare, proprio notizia di queste ultime ore, la nuova guerra dei dazi fra l'Unione Europea e la Cina. Al centro ci sono le auto elettriche, a farne le spese potrebbero essere proprio i formaggi e i prodotti della filiera lattero-casearia del nostro paese. L'allarme di Coldiretti. La guerra commerciale sulle auto elettriche tra Unione Europea e Cina mette a rischio la crescita dell'export di formaggi made in Italy in Cina, che nei primi 5 mesi del 2024 hanno fatto segnare un incremento del 35% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti su dati Istat, diffusa in merito all'annuncio di Pechino di aver avviato un'indagine antisussidi sull'import di prodotti lattero-caseari dall'Unione Europea, in risposta ai dazi per le auto elettriche. Una mossa che, secondo Coldiretti, pone per l'ennesima volta il cibo italiano come merce di scambio nei contenziosi politici ed economici scoppiati su altri settori e che, come accaduto in passato, rischia di avere contraccolpi sull'intero export agroalimentare nel paese asiatico, che vale 590 milioni di euro. Nel 2019 il cibo italiano era già finito vittima della guerra commerciale che contrapponeva l'Unione Europea agli Stati Uniti nella disputa sugli aiuti al settore aeronautico. Dura invece dal 7 agosto 2014 l'embargo russo deciso da Putin come ritorsione alle sanzioni dell'Unione Europea per l'annessione illegale della Crimea da parte di Mosca, con il divieto all'ingresso a Mosca di frutta e verdura, formaggi, carni e salumi, ma anche di pesce italiani. È il momento ora del meteo, scopriamo come sarà il tempo insieme a 3B anche nei prossimi giorni, ma anche nel fine settimana. Ben ritrovati a tutti ad un nuovo appuntamento con il TG di 3B. A seguito di un po' di nuvolosità che è transitata al nord questa mattina, non mancheranno ampie schiarite nelle prossime ore. Infatti, l'anticiclone torna a rinforzarsi, da segnalare solo qualche fenomeno sui settori montuosi tra pomeriggio e sera. Temperature massime che inizieranno ad aumentare, ma soprattutto tenderanno ad aumentare tra venerdì e il weekend. Infatti, ci attende una giornata di venerdì con punte fin verso i 35, localmente anche 37 gradi nelle zone interne del sud Italia, valori invece al centro-nord tra i 30 e i 34 gradi. Per quanto riguarda appunto il centro-sud, i valori saranno più elevati nelle zone interne e sarà più afoso invece sulle coste con qualche grado in meno. Come dicevo, anche per il weekend la situazione sarà analoga, il caldo si farà sentire ma con picchi non particolarmente elevati, le temperature raggiungeranno nuovamente i 35-37 gradi al sud, ma non si raggiungeranno e non si supereranno i 40 gradi, il tutto però in un contesto sempre anticiclonico. Per dettagli c'è il sito e l'app, come sempre, di 3B Meteo. E speriamo che il bel tempo ci sia anche domenica 1° settembre, perché dopo un lungo stop, pensate, l'ultima edizione risale al pre-Covid in centro storico a Brescia, in piazza Vittoria per la precisione, torna Brixia Florum. La notizia è che perlomeno si riparte dopo lo stop addirittura del Covid.
Sì, era per noi importante tornare a coinvolgere i florovivaisti bresciani nelle iniziative di intrattenimento e comunque di socialità nel nostro centro storico. Con loro abbiamo sempre organizzato due manifestazioni, una è Bixia Forum, quella che riparte adesso domenica 1 settembre, e poi Fiori Insieme, che invece è la manifestazione, quella diciamo così, di giardinaggio architettonico e scenografico. È più impegnativa da costruire, quindi siamo partiti adesso con Bixia Forum, che è un primo appuntamento, quindi un mercato di piante e fiori, dove appunto i florovivaisti potranno esporre non soltanto appunto le piante e fiori che loro vendono e producono, ma anche attrezzature da lavoro. Era importante ripartire ed era importante per noi anche dare un segnale rispetto a Piazza Vittoria. Piazza Vittoria è stato oggetto in queste settimane di Vittoria in Movimento, che è stata una rassegna connotata dalle attività sportive. Adesso cambiamo registro, iniziamo a portare qualcosa di diverso. Iniziamo domenica 1 settembre proprio con questa iniziativa floreale, proprio perché dobbiamo associare il bello al bello, riportare anche qualcosa di più scenografico, magari meno coinvolgente da un punto di vista della socialità dei più giovani e dei giovanissimi, ma sicuramente attraente per un altro target di persone, per iniziare a costruire un programma che possa fare vivere Piazza Vittoria in tanti modi, con tante sfaccettature. Ora 30 secondi di pausa prima dello sport, continuate a seguirci. Tu vieni al Brescia Store, noi ti portiamo allo stadio. C'è una strepitosa novità che ti aspetta nei Brescia Store di via 10 Giornate 85 e all'interno di OB Elettronica in via Genova 4. Vieni a scoprirla. Brescia Store, Sky, OB Elettronica, Brescia Calcio. Non possiamo anticipare nulla, ma se ti piace andare a Rigamonti, ti aspettiamo. Buonasera anche agli amici sportivi di Live. Questa sera partiamo con una disciplina che forse troppo poco spesso trova spazio anche nei nostri telegiornali. Parliamo della vela, perché questo pomeriggio è iniziata ufficialmente la 37ª edizione dell'America's Cup in quella di Barcellona con le regate preliminari. L'equipaggio italiano, Lunarossa Prada Pirelli, si è ritirato nella prima regata ma ha vinto la seconda, ma di questo non dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare dei bresciani impegnati in questo team. Nessuno in quello principale, ma ben tre fra donne e giovani. Prende ufficialmente il via la 37ª edizione dell'America's Cup, esattamente 173 anni dopo quel 22 agosto 1851 in cui nasceva il mito della competizione sportiva internazionale più longeva del mondo. Il culmine sarà a ottobre con le finali per l'assegnazione della vecchia brocca, ma di mezzo ci sono tantissimi appuntamenti in quel di Barcellona. Fra questi vi sono i trofei dedicati ai giovani e alle donne. Se nell'equipaggio principale del team italiano Lunarossa Prada Pirelli non vi sono velisti bresciani, tutto cambia nelle altre competizioni. Nella Youth America's Cup, che si terrà fra il 17 e il 26 settembre, ci sarà Guido Gallinaro, timoniere di Gaino, frazione di Toscolano Maderno, e frutto del circolo velico locale, dove ha fatto il classico percorso di crescita sulle canoniche imbarcazioni. Nel 2023 l'ingresso nel team. Nell'equipaggio femminile, che si batterà fra il 5 e il 13 ottobre, sono addirittura due le veliste bresciane. In realtà Giulia Conti è nata a Roma, ma anche lei ha assaggiato il primo vento a Toscolano Maderno. Da lì è iniziata una carriera brillante che le ha fatto guadagnare il collare d'oro CONI al merito sportivo e inoltre la velista italiana con il maggior numero di partecipazioni alle Olimpiadi dopo il mostro sacro Sensini. Al timone, insieme a Conti, ci sarà anche Margherita Porro. Nata a Brescia e laureata in scienze motorie, l'atleta delle Fiamme Gialle ha iniziato ad andare in barca a vela proprio sul lago d'Iseo all'età di 5 anni. Da giovanissima conquista il titolo mondiale delle classi Open Beak, RS Tera, RS Feva. Dopo poco inizia il percorso sul 29er, vincendo il titolo mondiale ed europeo. Quindi il passaggio al foil e l'ingresso in Luna Rossa. In questi ultimi giorni abbiamo ascoltato una carrellata ricchissima di voci in casa Atlantide e Pallavolo Brescia. Abbiamo ascoltato quei personaggi che già conosciamo come coach Zambonardi e Tiberti. Abbiamo ascoltato uno dei nuovi come Alessandro Tondo. E questa sera finiamo appunto con le forze fresche dei Tucani, forze fresche che però portano anche tanta esperienza. Primo giorno di scuola qui a Brescia, come ti trovi, come ti stai trovando? Ma oggi è come hai detto te, il primo giorno di scuola, quindi come i classici primi giorni di scuola ci si conosce, ci si ambienta e si vede già dagli sguardi dei miei compagni e dello staff quale può essere
il nostro cammino e la nostra direzione di questa stagione. Io ho visto sinceramente, ho incrociato sguardi molto determinati e questo mi fa ben sperare per quello che è la nostra preparazione, per come arriveremo il 6 di ottobre per affrontare la prima di campionato. Quindi da parte mia c'è tutta la voglia e tutta la carica di iniziare questa stagione, di dare tutto il mio contributo e di trasmettere ai miei compagni, anche ai più giovani, la mia cultura per il lavoro e per arrivare pronti poi ad affrontare questo campionato molto difficile. Giacomo, tu sei uno dei nuovi, ti stai ambientando, hai conosciuto un po' la squadra, ecco, che ambiente hai trovato a Brescia? Sicuramente un ambiente tranquillo, tutti ragazzi di esperienza, e questo è importante per lavorare bene ogni giorno, perché sappiamo come dobbiamo scendere in palestra per allenarci, e piano piano cercheremo di amalgamarci col gioco, conoscendoci ognuno nei suoi ruoli, e quello sarà molto importante. Sai sicuramente meglio di me, qua la asticella questa stagione è davvero molto alta, specialmente dopo i risultati dello scorso anno. Sì, l'anno scorso la squadra ha chiuso in un splendido modo, con due coppe, quelle che insomma c'erano da vincere, e superarla non sarà semplice, perché vorrà dire mettere un mattoncino ancora più importante, ma siamo qua, siamo stati chiamati per questo e ci proveremo, ecco, sicuramente non ci nascondiamo dietro un dito. Arrivi dalla Superlega, nonostante la giovane età, insomma hai già tanta esperienza, adesso arrivi qui a Brescia, scendi di categoria, ma le ambizioni sono altissime. Certo, allora sono carico per questo inizio di stagione, adesso è un campionato che ho già potuto assaporare, quello della 2, so che è molto complicato, so che è molto diverso da quello della Superlega, quest'anno il livello in A2 è altissimo, secondo me è uno dei livelli più alti degli ultimi anni, e diciamo che non vedo l'ora di cominciare a lavorare per provare a raggiungere gli obiettivi che come singoli e come squadra ci poniamo di raggiungere, quindi non vedo l'ora di cominciare. Ci fermiamo qui con il telegiornale, ma tutte le notizie le trovate in aggiornamento su lfbrescia.tv, il nostro quotidiano online, sul quale se volete non trovate solo le notizie, eccolo qua, ma anche la diretta in streaming di live 24 ore su 24. Se invece volete sempre rimanere informati con noi, ci sono le nostre pagine social, sempre aggiornati, i nostri canali Telegram e WhatsApp e anche l'applicazione gratuita. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione del telegiornale, l'informazione tornerà poi domani a mezzogiorno. Giorno e mezzo in televisione. Un buon proseguimento di serata e a presto.